Vai, ti prego. Bentornati ragazzi, siamo in questo nuovo video della mod vita reale qua con me e Franklin. Dopo che siamo usciti di prigione, secondo me un po' di relax ci vuole. Infatti, come vedete, ho noleggiato un bellissimo camper Fiat Ducato. Poi abbiamo una Kawasaki KX450F, due Sunjets, una bici e addirittura due tavole da surf. Il camper è fatto veramente bene, un bellissimo Fiat, ha tutto il necessario per poter sopravvivere 2-3 giorni, ma pure di più. Infatti c'è un cucinino, il bagno, il tavolo per mangiare, abbiamo di tutto ragazzi, è veramente un bellissimo Fiat Ducato questo. Niente, abbiamo in mente di andare come sempre nella zona boschiva, no? Dove si va verso il Monte Ciliad. Vediamo pure un po' come si comporta questa Kawasaki ragazzi, ci facciamo un giretto lì. E poi ragazzi, questo camper comunque nasconde pure una bellissima tenda dove ci possiamo riparare con delle sedie. Adesso comunque vi faccio vedere, la monto un attimo. Ok ragazzi, eccola qua, una bellissima tenda, due sedie e relax allo stato puro. Veramente ragazzi, secondo me tantissima roba ci voleva proprio. E va bene dai, direi che siamo pronti a partire. Ho fatto benzina, ho fatto tutto, devo solo mettere qui il Kawasaki KX450F e siamo pronti a partire. No vabbè dai ragazzi, ho fatto una cosa, ho messo all'interno il Kawasaki così almeno ci portiamo meno roba su quel rimorchio, perché già sono due motociclette. L'ho messo qua che sta bene, come vedete c'è spazio, non dà fastidio. E poi va bene, poi lo cacciamo fuori tranquillamente. Ok, siamo pronti ragazzi, liberiamo tutto. Vieni, vieni, vieni. Perfetto ragazzi, bellissimo Fiat Ducato, non vedevo l'ora ragazzi. Devo dire che i camper Fiat sono i migliori secondo me, sono quelli più affidabili, perché comunque ne vedo veramente tantissimi di questi. Va bene, dai. Mettiamoci in marcia, vediamo un po'. Mica tocchiamo, dai. Oh, per pochissimo. Mamma mia, ragazzi. Veramente per poco. Ho messo la freccia. Perfetto. Direi di sì. Perfetto, ragazzi. Eccoci qua. Bellissimo, veramente bello questo camper. All'interno, come vedete, si vede pure la Kawasaki. Ci sta. Non l'ho messa qua, ragazzi, perché vi ripeto, ci potrebbero fermare un poliziotto un pochino più antipatico, potrebbe dire ma tre moto qua sopra non le puoi mettere, bla bla bla. Quindi, onde evitare i problemi, ho deciso di metterla all'interno, che comunque sta bene, non dà fastidio. Va bene. L'itinerario è questo ragazzi, adesso proseguiremo su questa strada e non appena c'è possibilità di salire nella zona boschiva, no? Nella foresta, quelle parti lì, ci andiamo subito, ovviamente. E quindi a questo punto ragazzi mettiamo la freccia e andiamo di qua. Ok, fantastico. Non lo so, da quella sensazione di vacanza italiana con questo Fiat Ducato, che comunque è un design che vediamo sempre, io almeno lo vedo spesso questo qua, sia per i camper che per un camion normale che consegna, che ne so, le robe, no? Lo vedo spesso un camion così. Ok, qua c'è qualcuno che vuole un passaggio? What? Ma? Aspetta un attimo. Ma questo qua, ragazzi, è in cerca di aiuto. Come on, man. A time. Oh, thank God. Mannaggia, ma come sei combinato? No, nessun passaggio, siamo già al completo, mi dispiace. Sali, Mia, sbrigati. No, siamo già al completo, vattene via. No, non te lo do il passaggio. Ragazzi, mi pare che gli do un passaggio a questo. Cioè, guardate come sta messo. No, se la fa a piedi se vuole, ma io il passaggio non glielo do. Chissà cosa ha fatto questo. Te la fai a piedi, bro. Poi comunque non ci abbiamo neanche spazio. C'è la moto dentro. Vabbè, qua ragazzi, come vedete è proprio una foto spiaccicata e messa lì come conta chilometri, neanche si muove, però devo comunque fare i complimenti per il lavoro che hanno fatto, questo sì, perché all'esterno il Ducato è fatto veramente bene. Bello, bello ragazzi, qua vedo già gente con i quad, con i motocross, figo. Sì, ci possiamo fare qualche giro con questi se facciamo conoscenza. Ciao. Fatemi passare, please.
Ah, ma c'era proprio una gara qua, ragazzi. Levatevi, dai. C'ho da fa. Ok, ok. Ora inizia la strada bella verso il Monte Ciliad. Ma che figata qua, ragazzi, che figata qua. Qua veramente c'è una gara di motocross, bello, tantissimi eventi fanno qui. Cioè, sapete che vi dico, ragazzi, se non trovo niente avanti ci fermiamo proprio qua. Che come vedete c'è tutto, ragazzi, possiamo pure pescare. Eh sì, secondo me non ha senso che facciamo sempre del fatto che andiamo sopra la cima del Monte Ciliad che non c'è nessuno, ragazzi. Ah, vedi? Vedi? Che fai, te ne privi? Mettiamo qua, ragazzi, iniziamo già pure a buttare la tenda, le sedie e via. E stiamo proprio bene qua, perché poi, oh, chi ci impedisce di spostarci dopo? Per ora stiamo qui. Ci rilassiamo un po', c'è un po' di gente, facciamo amicizia e poi ovviamente se si guarda su Monte Ciliad si va. Comunque, mia, statene un po' qua, vedi tu, fatti un bagno, fatti un po' d'amicizia con questi. Intanto mi faccio un giro sul motocross, ragazzi, ovviamente. Ah, ok, brava, mia, dai, statti un po' qua. Io mi faccio un giretto, poi ci vediamo tra una mezz'oretta, va bene? Te lo faccio fare pure a te il giro, non ti preoccupare. Ok, a dopo, dai. Oh, perfetto, ragazzi, è nostra la moto. Mo è nel suo terreno ideale, ragazzi, questa moto qui. È nel suo terreno ideale. Allora, vediamo un attimo questi che stanno a fare qui, se c'è qualcuno ancora. Ok, secondo me questi qua stanno facendo i video o qualcosa, ragazzi, quindi... a posto, facciamoci un giro, ragazzi, vediamo un po' com'è la situazione. Al limite possiamo pure arrivare a fare una gara di motocross, perché comunque dovrebbe stare da queste parti qui. Sì, a questo punto ci vado, ragazzi. Non uso la moto mia perché, come sapete, qua ci fanno usare la moto loro se vogliamo vincere, però nessun problema. Cioè, noi siamo bravi a guidare, quindi problemi non ce ne sono. Comunque, come vi stavo dicendo, ragazzi, è il suo terreno ideale qua, questa moto qui. Vedete Kawasaki, mamma mia, bestia. E che gli fai? Pietre, sassi, fango. Oddio, aspettate. No, e questo devo farlo, ragazzi. Mi dispiace, potrò morire, ma devo farlo. Quel salto va fatto. Prendiamo la rincorsa, bella, andiamo veloci e facciamo quel salto. Se riesco, ragazzi, voglio tanti like, perché qua siamo in vita reale. Proviamoci, 1, 2, 3. Vai, ti prego. Sì. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Fantastico. Oh, abbiamo rischiato la vita, ragazzi. Questo non va fatto proprio, a casa, dappertutto. Abbiamo rischiato tantissimo. Meno male che stavamo sui 130. E meno male che c'era la discesa. Vabbè, noi andiamo avanti. Vediamo un attimo se possiamo fare la gara con questo. No, ma tanto non ci faranno usare la moto. C'è la nostra, sono sicuro. Eccoli qua. Ok. Vabbè, a questo punto, ragazzi, se devo scegliere... prendiamoci questa. Poi vabbè, vediamo quale ci fanno usare. Proviamo qualsiasi. Però sono convinto che li batto, ragazzi. Vediamo che moto ci fanno usare. Ma ci fanno usare il quad, vuoi vedere? Ah no, ok, la moto che ho scelto, perfetto. Abbiamo pure la divisa. Meglio di così. Vai. Abbiamo pure sfruttato il turbo. Ma oh, vabbè, ragazzi, non vi preoccupate. Voi pensate che adesso stiamo per perdere, ma non è così. Riprendiamo a questo. La scia, vedete, c'è la scia, ragazzi. Bello, bello. Arrivederci. See you later. Vai, vai, Franklin, non farti prendere. Vinciamo sta gara. Qualcuno mi sa che è caduto. Vai, vai, che la vinciamo, ragazzi.
Siamo bravi in moto, che ci fanno questi? Grazie, grazie. Vincerò io. Salita, salita, vai, 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 vai. Spingi, 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 vai. Spingi. Grazie, grazie. Se c'è qualcuno che sta applaudendo, grazie. Ottime curve. Sento qua. Yeah, ragazzi, sì. Ma non c'era proprio scampo. È ovvio, ragazzi. È ovvio che vincessimo noi. Che fai? Ovvio, ragazzi. Ovvio che vincessimo noi, ragazzi. Comunque, come vedete, la Kawasaki è molto più veloce di quella Sungers. Questa seriamente vola. Ma sbaglio, c'era qualcuno col motocross da queste parti? Vabbè, noi facciamoci un giro, continuiamo, ragazzi. Tanto comunque si sta facendo buio, sono le 19, tra poco si torna verso il camper. Bello, bello qui, bello. Guarda come, guarda che fan... Oh. Oddio. Guardate che bellezza qui, con questo tramonto. Proprio la pace dei sensi. E pensare che prima stavamo in prigione. Figata. Cioè, io mi fido di questa moto, ragazzi, perché comunque è veramente bella la Kawasaki. È bella pure da guidare. Vedete, non dà nessun senso di sbandamento, niente. Fa molto bene le curve. Ah, siamo ritornati qua, mi sa. Sì, infatti. Sì, sì. Oh, sorry. Che c'è? Ah, ci volevano picchiare, no? Ma sapete che vi dico, ragazzi? Ma che fai? Te ne privi di un bel bagno con questo sole, con questo tramonto, pure vestito. Ma giusto per festeggiare la libertà che siamo usciti di prigione, sì. Sì, va fatto, ragazzi, vai. Vai, 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 vai. Ah, vai sott'acqua. Figo. Torniamo verso Mia, ragazzi, e finiamo quel video, perché comunque si è fatto tardi, eh. Allora, Mia, se non sbaglio, stava da queste parti qui, quindi vai. Non ti posso dare una mano, niente, mi dispiace. Vai, veloci, ragazzi, che invece sta aspettando. Dopo si preoccupa. Vai, facciamo volare sta Kawasaki, dai. E qua, vai, 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 Franklin, vai. Vediamo l'ora. Oh mio Dio, ragazzi, sono quasi le 9. Corri, 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 corri. Stanno campeggiando? Oddio, sì. Oddio, sta ancora qua, si è addormentata Mia.
Sono tornato, eh. Ah, vabbè, ragazzi, comunque guardate che figata assurda. Tanto mo tra poco, capito, ci cuciniamo un bellissimo pranzetto qui. Bello, ragazzi. Le persone qua stanno nella tenda, secondo me stanno mangiando. E bello, 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 bello veramente. Ah, qua avevano la pizza questi. Ah, ma c'è ancora gente qua, ok. Ok, dai, ragazzi, noi ce ne stiamo qua. Fatemi sapere cosa ne pensate. Con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao!